adesso parliamo finalmente con eh, chi ha reso possibile questa spedizione vegana anzi questa tuta eh, vegana utilizzata da, da Kuntal nelle, nelle sue ultime scalate abbiamo con noi Remo Morretta di Save the Duck. Remo benvenuto su Climbing Radio Ciao grazie grazie. Senti, eh, Save the Duck è un marchio che abbiamo visto girare tanto per le città però non si era ancora visto in cima a una montagna ci ha un po' raccontato Kuntal come è nato il suo contatto? Perché avete deciso di dirgli di sì? Ma in realtà l'ispirazione Save Duck nasce appunto come, come hai detto giustamente come un brand eh, totalmente legato al, al, alla città, alla quotidianità. Eh, del, nel, nel, nel vivere il contesto cittadino, eh, ma ha sempre avuto eh, una forte ispirazione sportiva, un legame molto stretto, soprattutto con, con la natura, eh, che nasce da, dal profondo rispetto per la natura e per gli animali, quindi tutto l'ecosistema eh, del, del nostro pianeta. Ed è un fortissimo legame che è stato trasmesso dal giorno zero da Nicola Sbargi che è il fondatore, CEO e della persona che poi in realtà ha reso tutto questo possibile inclusa l'avventura di, eh, di Kuntal, per cui l'evoluzione del nostro brand oggi rappresenta eh, quella scesa o quella discesa forse come il claim che cerchiamo di, di spingere ultimamente no? che from Mount Everest to the City a Kuntal fa sorridere eh, ma, ma in realtà è, è, è proprio quello è, il, è, il, è tutto ciò che si vive in montagna le esperienze ehm, il contatto con la natura eh, fisico e mentale eh, la passione il sacrificio eh, che va a finire eh, poi nella, nella, nostra, nella, vita, nella nostra vita di tutti i giorni. Ehm, questo come spirito, mentre dal punto di vista di sviluppo prodotto, in realtà ciò che vogliamo dimostrare è che eh, la nostra tecnologia, ossia il Plumtech, che è l'imbottitura che va nelle nostre giacche sostituisce il piumino d'oca, eh, ed è un tessuto sintetico. E noi addirittura ne produciamo una versione 100% riciclata, recycled, quindi eh, ricavata da, da bottiglie di plastica. Il Plumtech e il Goret che invece la shell, il, il materiale che utilizziamo per dar copertura delle nostre giacche, può proteggerti a temperature estreme come proteggerti nella vita di tutti i giorni. E così è stato e quindi vedremo sempre più Save the Duck eh, sia sulle montagne che in giro anche poi per le città come sempre e speriamo, di sì, speriamo di sì, in città sicuramente, in montagna è un'evoluzione che vogliamo eh, probabilmente portare avanti ecco, Kuntal è un, è un grandissimo ambassador ed è un'ispirazione per noi eh, puntiamo a costruire una community sempre più ampia di sportivi che possano seguire, seguire i suoi passi eh, e la nostra azienda Intanto noi vi ringraziamo a nome dei credo tanti eh, arrampicatori, alpinisti vegani che con questa esperienza di Kuntal hanno scoperto di avere la possibilità di essere vegani al 100% ecco anche nel, nel, nei vestiti che indossano. Grazie ancora. Grazie a voi ragazzi, grazie.